Ragazzi, sono Darryl e bentornati sul canale di Granas con Darryl, con l'angolo di Darryl, potremmo soprannominarlo, perché ormai praticamente lui fa un video, io faccio un video, lui fa un video, io faccio un video. Quindi questo è il mio angolo e benvenuti. E oggi parleremo di niente, ma sembra un po' Breaking Italy questa cosa. Comunque, come avete letto dal titolo, ovviamente sapete di cosa sto per andare a parlare. E visto che molti ci tenevate a sapere come andava a finire il mio test di medicina, e sono qui appunto per raccontarvi come è andata a finire. Vi dico subito che sono passato e abbastanza tranquillamente. Adesso, nel momento in cui vi sto parlando, sono appena tornato dalla segreteria dell'università, dove ho perfezionato e finito tutte le procedure di immatricolazione, quindi sono a tutti gli effetti una matricola di medicina a Tor Vergata. Com'è andato? È andato molto bene, alla faccia di chi magari non ci credeva o che sperava il contrario. È andato bene, sono entrato con il primo scorrimento, per chi non sa come funziona medicina. Praticamente funziona che c'è una graduatoria nazionale, e se non ti posizioni in una delle primissime posizioni, o facciamo prime 3.000, quasi sicuro che non entrerai subito all'Ateneo, in università in cui tu vuoi entrare come prima scelta. Quindi dovrai aspettare il tempo che la gente sopra di te rinunci per farti posto nel tuo Ateneo e quindi riuscire ad immatricolarti in quello che vuoi. Per fortuna ho fatto un punteggio abbastanza alto, sui 73, ho fatto 73,8, dove con Tor Vergata al minimo si entrava con 60,6, quindi sono sopra di 13 punti, e questo mi ha permesso di immatricolarmi subito alla prima scelta. Sinceramente non mi aspettavo neanche io che andasse così bene il test, mi aspettavo intorno ai 67-68 punti, e invece sono riuscito a fare anche 5 punti di più, ed è buono. Mi scrivono sul telefono. Ok, questo ragazzo che mi sta scrivendo al telefono è un ragazzo che è uno di voi praticamente, ha visto il video quello lì che dove mi sto preparando per medicina, e mi ha scritto, io l'ho aggiunto su Facebook, abbiamo cominciato a parlare, ci siamo scambiati idee sul test e alla fine siamo entrati entrambi, anche con lo stesso punteggio, neanche a farlo apposta. E saluto, ciao Giovanni. Io però devo dirvi la verità, in teoria sapevo già, diciamo, dal 19 che ero entrato a medicina, però non volevo fare il video fino ad oggi perché volevo aspettare l'ufficialità completa. Perché lo sapevo già dal 19? Perché il 19 sono uscite le graduatorie anonime, dove se tu ti ricordavi il codice che avevi attaccato sul compito, potevi capire qual era il tuo compito e capire quanto avevi fatto di punteggio. E quindi io già dal 19, diciamo, sapevo in linea di massima di essere entrato, soltanto che non ero sicuro al 100% perché magari potevano sempre annullare il compito per chissà qualsiasi motivo, e quindi ho aspettato oggi che sono ufficialmente immatricolato. Mi sono preparato molto duramente, ci ho buttato sangue, però il bello è che il sacrificio, tra virgolette, non lo chiamerei neanche troppo sacrificio, è stato ripagato, perché il sacrificio è quello che si alza alle 5 di mattina e va in fabbrica. Io non ho studiato 10 ore al giorno, non mi sono ammazzato sui libri, quindi non posso dire che abbia fatto dei sacrifici, ma comunque mi sono molto impegnato e a qualcosa ho dovuto rinunciare per appunto riuscire a passare questo test. Per esempio, quest'estate 6 giorni di vacanza, mi sono portato il libro e ho fatto i quiz in vacanza. Che altro devo rinunciare? Ogni tanto qualche uscita, ovviamente, e tante cose. YouTube, per esempio, ho fatto pochissimi video, oltre perché non c'era voglia, anche perché comunque non c'era il tempo. Come ho già detto anche nel video precedente, complimenti a tutti quelli che sono entrati quest'anno, che stanno guardando il video. Commentate qui sotto, mi fa piacere vedere che c'è gente che ha passato il test. E se non avete passato il test, raga, tranquillissimi, non entra quasi nessuno al primo tentativo. C'entrano, cioè, ovvero c'è chi c'entra ovviamente, ma non c'entrano in tanti. Quindi calcolate che io ero al secondo vero tentativo, perché anche se il primo, come ho già spiegato nel vecchio video, non ero molto convinto e non avevo studiato quasi niente di chimica e biologia, quindi ho fatto soltanto logica e non sono entrato per 7 punti. Quindi se avessi studiato bene chimica e biologia probabilmente sarei entrato subito anche al primo tentativo. Però vabbè, è andata così e non ci sono rimpianti. Detto questo, se magari ce ne sono tanti che vogliono provare il test, oppure che l'hanno provato e lo riproveranno il prossimo anno, oppure che sono semplicemente interessati per curiosità a come funzioni, posso fare un video dove spiego bene come funziona e come mi sono preparato e come, secondo me, bisogna prepararsi per passare il test, perché secondo me questi test, ma in generale questi concorsi, perché non esiste soltanto il test di medicina, ma per qualsiasi concorso, ci vogliono più competenze che conoscenze, quindi bisogna un po' capire qual è il meccanismo del test e regolarsi di conseguenza, e non serve a niente sapere perfettamente tutto a menadito il libro, perché non è quello che ti fa passare il test, ma devi capire un po', entrare dentro questo meccanismo e capire
come ti stanno fregando quelle domande, e una volta che capisci quello, passi il test senza problemi. Ovviamente la base di teoria ce la devi avere, se no non puoi inventarti le cose lì sul momento. Comunque questa cosa la spiegherò tutta in un video, se vedo che qua sotto c'è molta gente che vuole sapere questo. Niente, il video questo qui è abbastanza breve, non voglio rubarvi troppo tempo. E l'unica cosa che vi posso raccontare è come l'ho vissuta io il giorno del test. Il giorno prima era un'ansia terribile, ho dormito tipo 2 ore la notte prima del test, come è normale che sia. Penso che nessuno abbia dormito più di 2-3 ore. E l'ansia c'era, però era quell'ansia giusta che ti faceva concentrare ma che non ti impediva di fare un test fatto bene. Quindi io appena mi sono messo proprio seduto, quell'oretta in cui prendi il plico in mano e aspetti che inizi il test, mi sono chiuso in me stesso e mi sono concentrato al massimo. Parevo un poker player che era appena andato lì e non doveva far capire all'avversario cosa c'aveva in mano. E quindi mi sono chiuso in me stesso e appena cominciato il test sono andato a manetta. Anzi, sono andato pure nel panico le prime 3 domande perché non ne sapevo nessuna. E logica era il mio cavallo di battaglia, diciamo. Quindi non sapere le prime 3 domande di logica era un po' brutto. Però poi sono andato avanti, ho fatto tutto il resto era semplicissimo. E sono tornato indietro, ho fatto anche quelle altre 3 domande. E alla fine sono riuscito a rispondere a 50 domande in maniera corretta su 60, 3 l'ho sbagliate e 7 l'ho lasciate. Un errore che fanno in molti che tentano questo test è quello dell'ansia, perché l'ansia gioca brutti scherzi e ci sono persone preparatissime che non passano il test proprio per questo motivo. Un'altra cosa che vi voglio dire soprattutto è questa, e penso che questa sia la lezione più grande forse per tutti, che una speranza c'è per chiunque. Allora, io non l'ho mai detto, o forse sì, io sono uscito dal liceo linguistico con un voto di 60 centesimi. Non è che andavo male, ma non mandava, perché non mi interessava quello che facevo a scuola. Quindi, regà, se voi volete fare qualcosa, non vi fate fermare da nessuno perché voi avete brutti voti oppure non siete capaci a fare niente, perché la scuola, regà, in Italia conta zero. Almeno il voto di scuola conta zero. Se pensate che io adesso ci avrò la possibilità di diventare medico, ma non potrò fare il postino in Italia, con tutto il rispetto per il postino, o lo spazzino, qualsiasi di questi concorsi in cui serve almeno 70 centesimi per entrare. Pensate al paradosso di questo paese. Comunque, vabbè, questi poi sono altri discorsi che non voglio fare il qualunquista di turno che fa questi discorsi, anche perché non lo sono e non ho mai fatto questi discorsi. Però per farvi capire che secondo me il sistema scuola è fatto male qua in Italia, ma è un discorso troppo complesso. Più che altro il messaggio che ve lo fa passare è che se andate male a scuola, se sembrate non portati per qualcosa, se è una cosa che volete e vi piace e volete fare per forza, ci riuscite. Qualsiasi cosa, volete diventare astronauti, diventate astronauti, se proprio volete. Poi è ovvio che c'è la componente fortuna, c'è la componente che devi fare una cosa che comunque può essere fattibile, perché se dici io voglio volare, non basta forse volontà per volare, ma dovresti mettere delle ali, a parte Red Bull e cazzi vari. Ringraziamo Red Bull che sponsorizza questo video. Comunque, per farvi capire, della classe mia in 2 siamo usciti con 60. Il mio amico si è laureato in psicologia qualche mese fa, e che è uscito con 60. Io sono entrato in medicina e e poi vabbè, ovviamente ci stanno quelli che sono usciti con di più, che magari si sono laureati in altro. Però per farvi capire che non è che se uscite con 60 o fate schifo a scuola non potete fare nient'altro nella vostra vita che il lavoro di merda che non avete mai sognato di fare. Comunque, vi ho tolto già troppo tempo, basta con sta filosofia del cazzo. E niente, se siete sbrigati e siete entrati a medicina, fatemelo sapere, cioè, non, oppure mi vedete a lezione, non ci abbiate paura, fermarmi e dimmi oh ciao, cioè, tranquillamente, siamo compagni di corso e ci si può pure dare una mano fra di noi. Quindi non ci abbiate veramente, non siete in imbarazzo se dovete salutarmi, me lo dite tranquillamente, non c'è nessun problema. Tanto comunque siamo tutti sulla stessa barca, non conosciamo nessuno dei nostri compagni, quindi qualche amicizia andrà fatta. E niente, da Daniel è tutto, fatemi sapere qua sotto se volete sto video per capire come passare il test, e vi spiego pure come è strutturato, tutti i vari trucchetti per capire come fare, e ovviamente trucchetti che ho usato io, perché non è che ho la verità assoluta. E niente, da Daniel è tutto. Bella.